Sono state presentate oggi in Consiglio Comunale a Ravenna i progetti per le varianti di arterie stradali molto importanti per il nostro territorio. Si tratta dei progetti di fattibilità della statale ravegnana e della statale adriatica per Camerlona, Mezzano Glorie e quella per Fosso Ghiaia. Grazie alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale presentata dal consigliere Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna e sottoscritta dai consiglieri di opposizione, oggi esperti di ANAS, in presenza anche dell'assessore alla mobilità e trasporti della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e altri dirigenti della Regione, hanno presentato i progetti. Per l'assessore Andrea Corsini questo è un giorno importante. La Regione sta facendo tutto il necessario da poter avviare questi importanti progetti. È un momento importante in cui ANAS insieme alla Regione e al Comune naturalmente ha presentato i tre progetti preliminari, ora si chiamano studi di fattibilità tecnico-economica, relativi alle varianti alla statale 16 e alla statale 67, interventi attesi da molto tempo a Ravenna, in Emilia-Romagna, soprattutto naturalmente a Ravenna. Noi abbiamo deciso di finanziare i progetti proprio per sbloccare un iter che era fermo da troppi anni. Ora dobbiamo conquistare il finanziamento ovviamente delle opere, siamo fiduciosi nell'interlocuzione con il Ministro Salvini che ci possono essere nelle prossime settimane appunto delle notizie positive rispetto al finanziamento delle priorità che insieme al Comune di Ravenna decideremo appunto di portare avanti, però è stato fatto sicuramente un passo in avanti importante che è stato quello appunto di presentare e di realizzare soprattutto i progetti preliminari che sono il primo passo per consentire poi ad ANAS di realizzare i progetti esecutivi e poi naturalmente di vedere finanziate queste opere che sono fondamentali per modernizzare una rete viaria che è rimasta, diciamo, purtroppo ferma da troppi anni, anche se devo dire che negli ultimi due anni sono partiti i lavori sulla tangenziale di Ravenna, partiranno brevi i lavori sulla Classicana, quindi si sta muovendo qualcosa di importante nel sistema infrastrutturale viabilistico della città di Ravenna. L'importo che serve per finalizzare questi tre progetti? Beh, servono diverse centinaia di milioni, quindi appunto sono importi molto alti. Certamente non potremo pensare di poter inserire tutte le opere nel contratto di programma, almeno come realizzazione, come progettazione direi proprio di sì, e quindi bisogna che insieme al Comune si decidano quali sono le due priorità. Io penso che da quello che ho compreso anche dalle parole del sindaco, siano la variante di Camerlona Mezzane Glorie e la variante sulla Ravegnana, ciò che collega Ravenna con Forlì. Queste credo siano le due priorità sulle quali dovremmo concentrare in questo momento i nostri sforzi. Alvaro Ancisi, primo firmatario della richiesta, ha specificato che questo è un passo importante e adesso è compito del Comune e della Regione inserire questi progetti tra le priorità in modo da avere i fondi necessari il prima possibile. Intanto se ne parli perché non se ne è mai parlato. Dei progetti che si stanno abbozzando per questi tre interventi assolutamente prioritari per Ravenna, quindi la variante alla statale adriatica che eviti di passare in mezzo a Camerlona, a Mezzano e Glorie, quella della statale adriatica a sud che eviti di passare in mezzo a Fosso Ghiaia e quello della Ravegnana fa Forlì e Ravenna, che non c'è bisogno che le dica quanto sia disagiata, pericolosa, è assolutamente indegna di essere un collegamento fra due capoluoghi di provincia come Forlì e Ravenna, poco più di una mulattiera. Finalmente, per la prima volta, ma ci eravamo battuti prima anche, siamo riusciti a mettere insieme almeno un primo abbozzo di progetto delle tre varianti che ci è stato esposto oggi e fin qui va bene, ma se non lo chiedevamo noi non veniva in consiglio. Adesso poi, dopo questa riunione, dovremo cercare di trarre le sintesi e forse ci sarà una seconda puntata in consiglio comunale dove chiederemo quello che deve essere fatto. E quello che deve essere fatto è portare avanti questi progetti dallo stato larvale, com'è quello di Fosso Ghiaia e quello della Ravegnana, un po' più avanzato quello di quelle città, dei paesi, Camerlona, Mezzano e Glorie, di portarli al punto che possono essere finanziati nel programma di contratto fra il governo e le regioni, comprese l'Emilia Romagna,
che prevede i nuovi interventi che ANAS dovrà fare nei prossimi anni. La regione Emilia-Romagna, da 50 anni, da quando esiste, non si è mai occupata di queste strade a Ravenna, come se invece preoccupata bene sono a Forlì, a Cesena, lo sappiamo tutti, Ferrara, eccetera. E quindi molto dipende dalla regione se che ci inserisca a fare le priorità in questo nuovo contratto. Non è facile, si comincia almeno con una o due, quelle più urgenti, che riconosco anch'io, forse sono quella di Comerlona, Mezzano e Gloria, perché lì c'è anche il rischio di salute con tutta la gente che si abita, e la Ravegnana. Però ci vuole una forte determinazione della regione, e quindi ancora una volta Ravenna doveva, almeno per la prima volta, deve farsi sentire. Abbiamo un assessore della regione che si occupa di queste cose, che è Ravennate, un sindaco Ravennate che ha un grandissimo potere, insomma, che spendono il loro potere verso la regione. La regione ha già finanziato la progettazione e inoltre, ha detto Corsini, ha inserito i progetti della statale Ravegnana e della statale Adriatica per Camerlona Mezzano Gloria e quello per Fosse Ghiaia tra le priorità da poter ottenere i finanziamenti del governo il prima possibile.